Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse: Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, straiparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Due sono gli elementi di questo Vangelo. Il primo è: non chi mi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio entrerà nel regno dei cieli, lontani da una spiritualità disincarnata, ma dentro proprio la volontà del Padre. Come si riconosce la volontà del Padre? In base a quanto il nostro cuore e la nostra vita sono dentro nella vita del Padre, quanto la nostra vita la sentiamo in comunione, quanto ci sentiamo dentro la preghiera, nella contemplazione del suo volto. Lì si rivela anche la volontà nello stare con Lui, nello stare dentro il Suo amore, nel fare la Sua volontà. E questa parabola che ci presenta, no? La casa sulla roccia e la casa sulla sabbia, la cosa che più sempre mi colpisce è che gli stravolgimenti, i terremoti, le alluvioni vengono sia per la casa fondata sulla roccia che per la casa fondata sulla sabbia. Non è vero che se sei nel Signore le disgrazie non ti succedono, né che se sei distante dal Signore non ti debbano succedere. Succedono comunque. La vita, per come è fatta, ci porta a situazioni di difficoltà, dove degli avvenimenti catastrofici, grandi, deboli, piccoli, quant'altro, si possono abbattere effettivamente sulla casa. Ecco, tutto dipende dove è fondata questa casa. Se è fondata su relazioni fragili, cose poco stabili, cose ambigue, che allora basta poca cosa perché tutto questo cada e la rovina sarà grande, perché tu ci hai costruito una casa, perché tu ci costruisci la vita magari sulle tue maschere, su quello che vorresti essere ma che non sei. Oppure se la tua vita è costruita sulla roccia e la roccia è Cristo. Amen, la parola amen deriva da una radice ebraica emet che significa proprio pietra e la roccia è proprio Cristo. Quindi dove stai fondando la tua vita? Sulle tue aspettative o su Cristo? Perché se la fondi su Cristo, Cristo è una roccia eterna, è una roccia che non crolla. È quella cosa tale per cui quando arrivano le catastrofi, tu in lui trovi il senso e il significato di ogni cosa. E quando si abbattono su quella casa non cade. Perché? Perché è fondata sulla roccia. La roccia diventa il motivo per cui la casa non cade. Allora, decidiamo su cosa fondare la nostra vita. Questo tempo di avvento, oggi la figura di Maria ci aiuta anche proprio a pensare, no, al suo sì. Lei ha fondato il sì sulla roccia che è Cristo. Tu dove stai fondando la tua vita?